Stamattina stiamo al frandoio perché procederemo alla macinazione dei peperoncini e poi naturalmente alle olive contemporaneamente per estrarre il profumatissimo e intensissimo olio al peperoncino. Ecco, Nino stamattina è andato a prendere l'ultima cassetta, che sarebbe questa qui, freschissima. Guardate, il fuoco dell'inverno è qua. Sua Maestà il I peperoncino. ragazzi sono pronti. Ettore alle macine. Nino Vado. è qui, presente. Le olive bellissime e selezionate, ce le abbiamo tutte qui. Guardate che favola. Un'ottima qualità. La Gentile di Larino è una varietà autoctona della nostra zona, dell'antica Frentania. Bene, allora Nino comincia a passare la prima cassetta di peperoncini. Gliela dà Ettore, che la metterà nelle macine. Intanto Ettore può accendere anche il fandoio, eh. Ettore, sei tutto solo, via. Le macine sono partite. Sentite come scrocchiolano i peperoncini. Il profumo è intenso, già comincia a uscire qualche goccia di lacrima dagli occhi. Gli schizzi arrivano. La metà dobbiamo mettere, Nino. Tre, quattro ne devo mettere. La metà. Quattro cassette sono 45 kg. Naturalmente, come dicevamo prima, questa è l'ultima macinata che fa il frandoio, perché altrimenti poi i diaframmi si impregnano dell'intenso profumo del piccante e quindi non potrebbero essere più utilizzati per l'olio extravergine normale. Quindi l'ultima macinata viene fatta con i peperoncini. Guardate. È indescrivibile, guardi, un profumo. Fate subito che gli schizzi arrivano, Ecco i peperoncini verdi, rigorosamente verdi, perché poi l'olio deve venire verde, perché altrimenti. Ah. Attenzione agli occhi, Vai con le Le macine vanno, sono diventate verdi, guardate come riflettono la luce dei neon. Tra qualche minuto potremo partire anche con le olive, appena l'ultimo dei peperoncini sarà macinato. Guardate che pasta di peperone è nel frantoio. Ripeto, non è una cosa che vedere tutti i giorni, si fa una volta l'anno a fine campagna. Quest'anno è toccato ai peperoncini. L'anno prossimo Nino già in movimento, perché vorrebbe fare quello al basilico, già ha preparato l'appezzamento di terreno, quindi produceremo quello al basilico. Sempre comunque una sola macinata, non è che possiamo fare basilico e poi peperoncino. Quest'anno peperoncino, l'anno prossimo basilico. Vedete? Che meraviglia, che Dillo forte, Nino, dillo forte, così ti sento. meraviglia, Adesso con questo patè di peperoncino si amalgherà con le olive e verrà una pasta omogenea da cui poi verrà fuori il nostro olio. C'è molto lavoro da fare, però ci passiamo sopra al lavoro, la passione è più alta, la passione è più forte. Immaginate il tempo che abbiamo perso per coltivare i peperoncini, e coltivati alla grande poi. Le olive le abbiamo aspettate maturare fino all'ultimo giorno della campagna. Guardate. Bene, Pronto. io direi, Ettore, quasi quasi di far partire. Puoi attaccare, Nino, attacca l'elevatore così mandiamo sulle olive. No. Sì, vai. Guarda che fanno scendere.
tagliare le olive. Eccole qua. Di molitura di quell'antico, di quello che si perde nella notte dei tempi, così come facevano i nostri avi. Lo schiacciamo con le macine. Di olive, quindi questa è grosso modo la percentuale.